Allora, sono qui con SolidWorks, vado ad aprire l'albero 3D. Ok, e vabbè, qui dobbiamo andare a fare annotazioni, dettagli, filettature cosmetiche ombreggiate, che così vediamo la filettatura cosmetica, è sempre meglio. Quello che non riesco a capire, cioè, nel senso, come vado a costruire questi smussi qui? Questo e questo qua è quello che ho difficoltà. A mio avviso, in realtà, io dovrei fare così. L'unico smusso che io riesco a farlo in automatico, a mio avviso, ma magari mi sbaglio, è questo qui, cioè sono questi, perché io tranquillamente posso andare a smussare prima e poi vado a fare i tagli, no? Con una fresa vado qui e questi qua posso farli. Dopo questo qui, a mio avviso, farlo in modo automatico e così via è una perdita di tempo. E dunque, non so fino a che punto io la rappresenterei così, perché poi c'è, a mio avviso, anche l'altro problema è. Siccome io uso una fresa, sono frese di commercio, okay, adatte per creare queste, come si chiamano? Questo profilo scanalato, sono di commercio, entrano dentro, difatti poi di solito hanno queste, alcune delle gole, dunque la rappresentazione è comunque una rappresentazione schematica. A questo punto potrei andare a farla anche semplicemente creando un filetto, eh? Una rappresentazione schematica si può fare anche così. L'albero scanalato si rappresenta schematicamente anche con un filetto. A questo punto il problema mio è come faccio, cioè perché la fresa, se io arrivo fino a qui, la fresa è di un diametro molto piccolo per non andare a intaccare qua. Ecco, e dunque io ho dei grossi dubbi che questa parte qua possa essere fatta così con utensili che si trovano di commercio. Okay. Per me qua c'è troppa poca distanza, perché se lui deve uscire noi possiamo anche vedere, io vado qua più o meno, se io metto qui. Ok, vado più o meno, andiamo a mettere, non so, 10 di diametro, 10, ok, io vado qui, a questo punto questo, mettiamolo tangente, con una da 10, sì, ce la farei, però c'è di commercio una 10. Per me no, bisognerebbe andare a vedere. Comunque il problema è che non è che posso andare fuori più di tanto. Ecco, nel senso che c'è questo limite. C'era un sito dove mostravano, c'erano tutte queste. L'ho fatto vedere in un mio video, bisognerebbe andare a vedere se effettivamente è possibile fare che esista una fresa su queste. Con questa dimensione, per questa particolare profilo scanalato, se esiste di commercio. Vabbè. Ci vediamo alla prossima, arrivederci.